Vogliamo capire, a distanza di oltre 3 mesi, quando l'assessore Verì e il direttore della ASL di Pescara inizieranno a risponderci su come intendono affrontare questo problema, che mina in particolare tantissime famiglie in difficoltà, che hanno persone a cui devono prestare assistenza e le cui domande non vengono neanche poste in verifica da parte delle commissioni di invalidità. Approderà intanto in Consiglio regionale martedì con la risoluzione che abbiamo presentato per chiedere che cambi l'organizzazione delle visite delle commissioni di invalidità, che in provincia di Pescara ormai hanno superato abbondantemente le 10.000 pratiche di ritardo in questi ultimi 3 anni. Poi voglio ringraziare in particolare il senatore Michele Fina perché ha presentato anche un'interrogazione parlamentare.